Allora, io sarei per riprenderci dalla pausa, per rientrare subito in argomento, vorrei farvi vedere un video di un'agenzia pubblicitaria spagnola. È un video che hanno realizzato, insomma, è molto ironico. Serve secondo me come perfetta introduzione per ragionare sulle sorti, prendere un punto di vista più originale sulle sorti della stampa contemporanea. Dovrebbe esserci audio e tutto. È in spagnolo con i sottotitoli in inglese, ma insomma si capisce abbastanza bene ad ogni modo quello di cui parla. No, l'audio non c'è. Es una revolucionaria ruptura tecnológica. Sin cables, sin circuitos eléctricos, sin batería, sin necesidad de conexión. Compacto y portátil, Book puede ser utilizado en cualquier lugar. Al carecer de batería eléctrica, no necesita recargarse, pudiendo ser utilizado tanto tiempo como sea necesario, aunque no se tenga disponible una toma de corriente. Book nunca se cuelga. Nunca necesitas ser reiniciado. Simplemente tienes que abrirlo y comenzar a disfrutar de sus enormes ventajas. Así es como funciona. Book está construido con hojas de papel numeradas secuencialmente, cada una de las cuales es capaz de almacenar miles de bits de información. Cada página es escaneada ópticamente, registrando la información directamente en tu cerebro. La simple sacudida de dedo nos lleva a la siguiente página. Las hojas se mantienen unidas mediante un dispositivo de cosido llamado carpeta, que las mantiene en su orden correcto. Gracias a la tecnología de papel opaco, los fabricantes pueden usar ambas caras, duplicando la información y reduciendo costes. La mayoría de los books incluyen una función de índice que señala la localización exacta de cualquier información seleccionada para su inmediata recuperación. El accesorio opcional marca páginas permite abrir el book en el punto exacto en el que fue dejado la sesión previa, incluso si el book se ha cerrado. Los marcapáginas se ajustan a estándares internacionales, de manera que un mismo marcapáginas puede ser usado en books de diferentes fabricantes. A la inversa, diversos marcapáginas pueden ser usados en un mismo book si el usuario desea almacenar diversas búsquedas a la vez. También es posible hacer notas personales junto a las entradas de texto de Book mediante una sencilla herramienta de programación. El lapicero. El dispositivo manos libres, también conocido como atril, permite la correcta colocación de Book para su cómoda lectura sin necesidad de usar las manos. Si necesitas pasar la página, una simple sacudida de dedo es suficiente. Es un producto respetuoso con el medio ambiente, ya que está compuesto únicamente por materiales 100%
reciclables. Portátil, duradero y asequible, Book está siendo recibido como el precursor de una nueva ola de entretenimiento. Bienvenido a la era que transformará tu manera de entender el mundo. Bienvenido a la experiencia Book. Bene. Adesso, teoricamente, da un punto di vista teorico, che cosa fa questo video, oggettivamente? Sposta, fa un'operazione che, insomma, gli artisti fanno, è una delle classiche strategie artistiche, sposta il punto di vista completamente rispetto all'oggetto di cui si sta parlando. Cioè lo prende, lo porta da una parte completamente diversa. In che termini il protagonista di questo video parla del libro? Ne parla come se fosse una tecnologia. La descrive come una tecnologia, la descrive come un qualcosa che capovolge completamente quella che è la prospettiva attuale sui prodotti editoriali. Cioè, mentre adesso parliamo del libro come tecnologia obsoleta che ha tutta una serie di limiti e quant'altro rispetto al digitale, la strategia qui è capovolgere il punto di vista, andarlo a vedere da un'altra parte. Quindi capovolgendolo guardiamo questa tecnologia invece come qualcosa di estremamente innovativo. E lì scopriamo che effettivamente è una tecnologia il libro. Lo accennavamo ieri sera durante la presentazione del libro. Non solo una tecnologia perché possiamo formalizzarlo come una tecnologia, ma ricordavamo ieri che c'è un libro recente in cui Umberto Eco lo definisce come una tecnologia che non si può addirittura più migliorare, è giunta a compimento in quanto tecnologia. E oggettivamente per il libro è così, non è più perfettibile di come non sia il classico prodotto libro stampato. E questo libro quello che fa è andare, questo video quello che fa è andare a sviscerare uno per uno tutte le qualità possibili da noi metabolizzate nell'arco dei secoli oramai. Ricordiamo io, abbiamo più di 5 secoli di stampa, ma sono talmente metabolizzate, talmente naturali per noi che non le notiamo oggettivamente più. E invece effettivamente ci sono. E questa è un classico, una classica prospettiva che ci fa pensare alla relazione fra editoria tradizionale ed editoria digitale. E allora, c'è una cosa che ho cercato di fare a un certo punto, al di là della questione degli ibridi, cercare di formalizzare come un medium diventa digitale, perché possiamo tranquillamente prendere posizione rispetto a questo intreccio. Dicevo, per me non è assolutamente una transizione, ma è un matrimonio anche abbastanza problematico. Fatto sta che la stampa, questa è una cosa abbastanza curiosa, è l'ultimo dei medium tradizionali a subire una pesante influenza del digitale. Se prendete i tre medium più basilari e principali, stampa, audio e video, noi abbiamo prima l'audio, che subisce una affronta una tecnologia, delle tecnologie di digitalizzazione che lo trasformano, e parliamo oramai di 15 anni fa. Poi abbiamo il video, però abbiamo il momento che, lo accennavo anche nel libro, chiamiamo il momento Napster, questo software che all'inizio degli anni 2000 permette di, scusatemi che non sono 15 anni, sono un po' meno, permette di digitalizzare la musica e di cominciare a scambiarla, cioè permette la nascita di un prodotto digitale comparabile a quello tradizionale, comparabile, non per nulla identico, non ci stiamo ad entrare in questioni tecniche. Però c'è questo momento Napster per la musica, c'è il momento YouTube per il video, se così vogliamo cristallizzare, anche se in realtà piattaforme ce ne sono anche prima, c'è un momento in cui c'è un prodotto video completamente digitale che è paragonabile a quello tradizionale. I ragazzini adesso non si stanno certo a porre problemi filologici o metodologici. Se devono trovare qualcosa che gli piace vedere, o fanno zapping o vanno a vedere su YouTube. Per loro non cambia assolutamente nulla, per noi forse qualcosa cambia, ma per loro assolutamente nulla. Ma viene prima l'audio, poi viene il video, e paradossalmente il medium più vecchio di tutti, quello della stampa, è quello che arriva per ultimo.
Cioè stiamo parlando di prodotti digitali, commerciali, editoriali, solo da pochi anni rispetto a quelli musicali e video. E la cosa che va insieme, l'elemento che va insieme altrettanto curioso, è che la stampa è un medium più vecchio di questi. Ovviamente è molto più vecchio del video ed è molto più vecchio dell'audio. E forse, questa è la mia ipotesi, questo perché, come accennavamo prima, la stampa ha una tecnologia, è una tecnologia, il libro in particolare, ma la stampa ha una tecnologia consolidatissima. Il prodotto ha una tecnologia che non è ulteriormente migliorabile per come è stata costruita. Allora il problema è come un medium diventa digitale. Andiamo a vedere come è successo per i medium più in generale e quindi in particolare per la stampa. Abbiamo una prima fase che è quella della digitalizzazione della produzione. Abbiamo tre fasi fondamentalmente. La prima è quella della digitalizzazione della produzione, che è successa anche per la stampa. Allora, mentre per la musica la digitalizzazione della produzione è consistita nel fatto di avere hardware e software che permetteva di comporre musica. Prima solo musica elettronica e poi qualsiasi possibile tipo di musica ha cominciato a fruire dei mezzi digitali. Quindi la produzione è la prima cosa. Stessa cosa per il video. Stessa cosa per la stampa. Noi abbiamo una transizione da editoria tradizionale con mezzi meccanici e ottici a mezzi elettronici a partire dalla seconda metà degli anni Ottanta. Fondamentalmente quello che fa la differenza, soprattutto per le piccole tipografie, anche qui parliamo della realtà vera, più delle grandi industrie che comunque hanno un sistema parallelo, quello che cambia la vita delle tipografie è i primi Macintosh con le stampanti laser. Ricordo che all'epoca c'era questa piccola tipografia che aveva fatto i debiti per comprare la stampante laser, che la stampante laser dell'epoca costava 14 milioni di lire per leasing, a lunga scadenza, ma non doveva più andare a fare le pellicole da qualcuno, non doveva più andare a esternalizzare la produzione, ma per piccole produzioni riusciva a fare tutto in casa, e questo era un incredibile investimento per lui e soprattutto una notevole innovazione. Allora, la prima cosa è la digitalizzazione della produzione, quindi dai processi meccanici si hanno i processi ottici. E c'è una ristrutturazione del lavoro in coordinate digitali. Quello che arriva dopo è che non si pensa più a fare il prodotto a come lo si faceva prima, ma si pensa in coordinate che sono quelle del software che si utilizza, delle tecnologie che si utilizzano per come il prodotto poi verrà successivamente prodotto. Quella che appunto negli anni 80 è stata chiamata desktop publishing. Il secondo stadio è quello, scusate, c'avevo pure una bella immagine della pubblicità dell'epoca con la sua stampante, questa è circa 1986-87. Il secondo stadio del passaggio a tecnologie digitali per un medium specifico, quantomeno dell'entrata pervasiva delle tecnologie digitali, è quello dello stabilimento degli standard, di uno standard. E qui parliamo dello standard, della versione digitale del medium. Abbiamo il medium e noi sappiamo qual è lo standard del libro, della rivista, del quotidiano e quant'altro, così come sappiamo qual è lo standard dell'album, della traccia, del cofanetto per la musica e potremmo andare avanti per il video. Dopo aver digitalizzato la produzione, è chiaro che possiamo cominciare a pensare a uno standard digitale del prodotto finale. Ma uno standard. Non 200 standard diversi, ce ne deve essere uno unico, per creare prodotti completamente digitali. E questo è successo per la stampa nel passaggio dal PostScript, linguaggio che permetteva alla stampante Apple di prima di stampare la pagina esattamente come l'avevamo fatta allo schermo di 6 pollici e come il primo numero di Nero è stato fatto. Perdonatemi la nota autocommemorativa, ma potete immaginare che la rivista di 64 pagine fatta allo schermo di 6 pollici non abbia proprio giovato
allo spirito e all'animo, eppure veniva fatta in quei termini. Il post-script era il linguaggio che permetteva, linguaggio descrittivo della pagina, permetteva di avere una grafica della pagina a video nel computer identica, descritta per la stampante o il service che faceva le pellicole e permetteva di andare a stampare. Quando si passa da questo linguaggio, che è tecnico ed è legato alla produzione, a un formato diverso, che diventa a sé stante, che è il PDF, c'è la seconda fase nella digitalizzazione del medium stampato. Il PDF è uno standard a sé stante, cioè non è necessariamente legato alla produzione. È uno standard che permette l'interscambio dei file, cioè voi lo potete mandare ad un altro dispositivo elettronico, non perché produca qualcosa che poi produca un medium stampato, ma perché possa essere direttamente letto. Anche il PDF è un linguaggio descrittivo, cioè descrive effettivamente la pagina in maniera ancora più accurata e poi permette di inglobare font, descrizioni e quant'altro, per cui è quello più fedele al prodotto stampato originale. Quello che viene creato è un qualcosa che sembra la versione digitale di quello che veniva creato prima, per la musica ovviamente l'MP3. Quando si crea l'MP3 si ha una traccia che riesce a suonare come quella originale. La terza fase, che è quella decisiva, è la creazione di un'economia intorno a questo standard. Cioè, prima abbiamo la produzione, poi abbiamo uno standard, quindi un prodotto, quello che diventa un prodotto digitale. La fase decisiva, scusatemi, è quella di creare un'economia intorno a questo standard. Nel caso dell'editoria, quello che abbiamo sono i lettori di questo standard specifici, cioè questo prodotto digitale, poi come viene fruito. Devo avere delle fruizioni specifiche. Il computer non è fatto per questo, non è è uno strumento, come si dice nei testi informatica degli anni 70, general purpose, cioè può fare di tutto. Di cui abbiamo bisogno è un qualcosa di specifico. Come arrivano i lettori MP3 a un certo punto durante gli anni 2000 e diventano nei fatti i sostituti degli altri apparecchi da cui sentivamo la musica, così ad un certo punto arrivano i lettori di specifici di pubblicazioni digitali che cercano di diventare quello che sono i lettori musicali per quanto riguarda i prodotti editoriali. E quindi l'economia viene fatta da un lato con i lettori, e dall'altro con i negozi virtuali che vendono questi prodotti, ovviamente. Amazon, per esempio, scende in campo in entrambi, fa la shopping a tutto. Produce sia con una mano vi vende i dispositivi e con l'altra vi vende le edizioni elettroniche. Fatto sta che questa creazione non è proprio immediata, giusto per vostra curiosità, questo è probabilmente il primo disastroso modello di lettore di libri digitali prodotto dalla Sony, che dopo aver cercato una disperata transizione dal prodotto di maggior successo che aveva avuto, che è il Walkman, lettore di cassette portatili, a qualcosa che venisse dopo, che è il Discman, che doveva leggere i CD, tenta la strada possibile dell'editoria elettronica. Nel 91 produce questo Electronic Book Player. Potete vedere quanto quello schermino in grigio più scuro su grigio più chiaro non fosse esattamente ciò che un appassionato di letteratura auspicasse succedesse nel futuro fantascientifico. Infatti, questo prodotto è un disastroso, oltre ad essere costosissimo, è un disastroso successo commerciale. Ma è il nonno dei Kindle e quant'altro. Qui c'è una velocissima carrellata. Non me lo ricordo sinceramente, ma il prezzo era molto alto. Diciamo che tenendo presente che il Discman già costava in lire, aveva prezzi nelle centinaia di migliaia di lire, questo lettore era ancora più costoso, perché potete immaginare, aveva poi c'è un altro problema fondamentale per cui fallisce prima ancora di cominciare. La Sony, come per tutti i suoi prodotti, decide di adottare uno standard proprietario di tutto. Del disco, di come veniva codificato il disco e di come venivano codificati i testi, quindi niente post-script, niente, niente di niente, tutto in casa loro.
Il che significava che solo loro potevano produrre poi i prodotti. E visto che tutto già costava troppo, diciamo che è un progetto morto prima ancora di nascere, in qualche maniera. Però è un primo tentativo, cioè qualcuno all'interno del laboratorio Sony dice: ma ci deve essere prima o dopo questa esigenza di leggere, di portarsi appresso dei testi digitali che non sono i libri più classici, e comunque un prodotto viene fuori. Capito? Adesso ce n'è una quantità anche eccessiva. Bene, queste sono le tre fasi di evoluzione che secondo la mia ipotesi possiamo riscontrare tranquillamente nell'audio, nel video e nella stampa. Produzione prima, stabilire uno standard, successivamente la concretizzazione di uno standard e poi l'economia intorno a questo standard. La questione è cosa succede dopo, cioè adesso pubblicazioni elettroniche ce ne abbiamo quante ne vogliamo, i lettori altrettanto, un'economia seppure calcolata per i libri intorno, se ricordo bene, al 4% del totale, che come dicevo prima è una cifra ancora abbastanza ridicola, cioè, per l'industria, la grande industria editoriale, l'editoria elettronica pesa il 4% al momento, il che è troppo basso per dare un peso oggettivo, però abbiamo tutta un'industria sviluppata a fronte, qui non si contano il numero di Kindle venduti, eccetera, eccetera. Il punto è, abbiamo gli standard, abbiamo i lettori, abbiamo l'economia, un'economia che ci gira intorno, ma che cosa viene dopo? Nel senso che cosa viene dopo il PDF in quanto tale? Che il PDF, e questa è una cosa sulla quale insisto spesso e volentieri, è oggettivamente... C'è una teorica americana che si occupa di letteratura da decenni che dice che ormai tutti i libri sono digitali, nel senso che comunque prima di diventare stampati sono in PDF, quindi in linea teorica, da un punto di vista teorico, non esiste più un libro che non sia digitale. Comunque c'è una versione digitale prima di essere stampata, a meno che non parliamo di piccole tirature di libri d'artista fatti a mano, altrimenti tutti i libri sono digitali. Quello che abbiamo però nel suo formato digitale non è il libro come lo conosciamo. Abbiamo un libro che viene letto da un dispositivo specifico e non ha le caratteristiche specifiche del libro stesso. Ieri ne parlavamo nelle caratteristiche spaziali, magari è utile anche ritornarci un secondo su questa cosa. Nel libro digitale ci sono una serie ovviamente di elementi che vengono meno, proprio perché diventi digitale. Un elemento fondamentale che viene meno è quello dello spazio. Noi abbiamo dei libri che sono tridimensionali e questa tridimensionalità non è solo nella vetrina, ma è soprattutto nella fruizione. Ci sono tutta una serie di elementi che cambiano radicalmente dalla fruizione di un libro stampato a quella di un libro digitale. Non solo i gesti che vengono fatti, che per noi hanno dei significati specifici. Come nel video iniziale, abbiamo, non solo ci sono le tecnologie, ma abbiamo delle attitudini che abbiamo sviluppato per mettere i segnapagina, per sfogliare pagine e quant'altro, ma soprattutto quando abbiamo un libro in mano abbiamo la sensazione totale del libro. Un libro come una qualsiasi pubblicazione, parlo del libro come la pubblicazione più, diciamo, principe, ma sappiamo quanto è grande, per esempio. Lo vediamo a occhio, queste sono 200 rotte pagine, 250 pagine di libro. Se fosse di 500 lo vedremmo. Se fosse la rivista di 64 lo vedremmo a volo. Non solo abbiamo la sensazione, ma possiamo avere una visione d'insieme del libro che è data dal banale gesto di sfogliarlo rapidamente. Poi c'è chi prende i romanzi e si legge la fine prima di leggersi tutto il romanzo. C'è chi per decidere che libro si deve comprare, se un saggio si legge solo l'introduzione e lì è la chiave di tutto, ma a parte le strategie personali, abbiamo una sensazione fisica, tridimensionale dei contenuti che il libro stesso ha. Se abbiamo un libro digitale, noi quello che vediamo in primis è la copertina. Possiamo anche avere un numero che ci dice 250 piuttosto che 500 o 64, ma non abbiamo una sensazione diretta di quanto spazio occupi questo libro. A rafforzare queste differenze, diciamo, questa è una parte della mia ricerca, va anche sulle questioni sensoriali, c'è
la sensazione di dove sta il libro. Mi sembra una questione banale, non lo è affatto. Se io guardo il banchetto allestito da caratteri mobili, ho la sensazione precisa che è diviso a metà e so dire perfettamente dove sono tutti i libri. Anzi, se mi avvicino e li guardo con attenzione, ce n'è uno che mi colpisce, mi può colpire Pazzi Scatenati per il titolo e per i codici a barre, per esempio, quell'immagine di tutto il banchetto e di dove sta Pazzi Scatenati probabilmente mi resta in mente. E se dopo dico, ah, lo voglio comprare sto libro, quando ci torno so già dove sta, prima ancora di vedere, perché lo riesco a localizzare fisicamente, ed è la stessa cosa che succede quando andiamo a vedere dove sta quel libro che cercavamo nella nostra libreria. Ieri scherzavamo, dicevamo che c'è questa tendenza nei designer a ordinare i libri per colore, e fa un effetto fantastico, ma poi bisogna andare a capire dove diavolo stava quel libro specifico. Ci sono tutt'altro tipo di tendenze, c'è tutta una scienza che è la biblioteconomia che descrive come andrebbero ordinati e reperiti i libri. Fatto sta che noi, quando dobbiamo andare a reperire un libro a casa, soprattutto se non abbiamo la biblioteca del Consiglio americano a casa, ma abbiamo una parte relativamente piccola, sappiamo immediatamente dove andare a beccarlo. Ma ancora di più, se abbiamo una rivista e c'era l'articolo, ah, quel diavolo di numero di Neura, c'erano gli stereogrammi, ci ricordiamo pure più o meno qual era il numero di quella rivista dove c'era quell'argomento. Tipicamente non ci passiamo tutta la giornata a cercare un contenuto che stava all'interno di un libro stampato. E questo perché abbiamo qualcosa che si chiama memoria fotografica, che funziona in maniera tale per cui noi riusciamo a localizzare un contenuto all'interno di una pubblicazione stampata, all'interno di uno spazio specifico. Quello che salta a gambe all'aria nell'editoria puramente digitale è lo spazio, perché dobbiamo ridurre la tridimensionalità allo schermo a due dimensioni. E in quello schermo a due dimensioni c'è una profondità potenzialmente infinita che però non percepiamo. E non abbiamo ancora sviluppato né un'interfaccia, né una modalità, né una cultura soprattutto, che riesca a interagire con questo. Per cui noi voglia a dire che abbiamo 200... testi sul nostro Kindle, o che il Kindle ci viene venduto con 200 libri omaggio, ma dove stanno questi 200 libri? Noi non ne abbiamo sensazione. Lo sappiamo, è una nozione che possiamo avere, ma i nostri sensi, in primis quello spaziale, non li percepiscono, non percepiscono lo spazio. E questo risulta un problema. Risulta come un problema perché, per esempio, quando vogliamo andare a ricercare un contenuto, sì, abbiamo questi fantastici strumenti della ricerca testuale, ma non riusciamo ad avere, per esempio, una ricerca per immagini. Che gli diciamo degli stereogrammi? Ci deve stare scritto stereogramma. Ma se ci ricordiamo un'immagine specifica, da dove la andiamo a prendere? È oggettivamente parecchio complicato. Non riusciamo a interagirci. Ci sono qualità che abbiamo consolidatissime nella insuperabile tecnologia stampata, ma non abbiamo nell'editoria digitale. Dall'altro lato abbiamo degli altri strumenti. Abbiamo il dizionario su Kindle, fantastico, andiamo a vedere l'etimologia di quello e di quell'altro, parole straniere che riusciamo a tradurre a volo, così come possiamo fare ricerche su intere biblioteche e andare a vedere dove esattamente stanno determinati contenuti. Il punto è che il mio azzardo è che fino ad ora ci si è concentrati a produrre quelle che sono simulazioni del libro stampato, cioè il PDF è una delle migliori simulazioni del libro stampato. Cioè partiamo comunque, per quanto facciamo voli pindarici, torniamo sempre a riferirci a una tecnologia a cui siamo abituati ed è consolidata da 500 anni e non ci stacchiamo più di tanto da quella. Se guardate la storia dell'editoria elettronica, è divertente vedere come quando arrivano gli ipertesti, ci si deve reinventare come si fa ad avere un testo. Gli ipertesti in maniera più popolare arrivano con HyperCard per Macintosh, che è un software gratuito integrato nel sistema operativo che permette di fare testi non lineari. Boom! Cioè abbiamo finalmente un testo che non può più essere come il libro, un ipertesto. E quello che però gli ipertesti fanno è, da una parte, cioè l'interfaccia degli ipertesti è da una parte quella del sistema operativo e dall'altra quella del libro tradizionale, perché qualche riferimento ce lo dobbiamo pure avere per interagire con questi che comunque sono testi.
la parabola che si ha nell'editoria digitale è che adesso si simula il più possibile l'editoria tradizionale, perché nel tentativo di allargarsi nel mare magnum del mercato, la sensazione di maggiore familiarità dovrebbe facilitare l'approccio ai testi digitali, ai libri digitali. E allora abbiamo la copia conforme dei libri tradizionali con funzionalità aggiuntive, ma ancora e soprattutto i libri esattamente come sono, come li conosciamo. Per cui quelli che abbiamo sono formati che sono, ripeto, secondo me, cosa opinabilissima, ovviamente potete dirmi che la cosa non ha assolutamente senso, delle simulazioni del libro tradizionale. Generazione che è nata con i libri si sta trasformando, mentre se la nuova generazione trova un qualcosa di nuovo, di diverso a cui noi non riusciamo a pensare, ci sarà questo, potrebbe esserci questo scarto. È una questione sicuramente generazionale, perché comunque l'industria è ancora guidata da persone che hanno un'età tale che per cui considerano tutte le tecnologie digitali una scocciatura grande quanto il mondo. Sarebbero andate avanti molto più felicemente a continuare a produrre libri come li hanno sempre prodotti. È anche una questione culturale, perché l'interfaccia, per esempio, nei prodotti digitali è un prodotto squisitamente culturale. È un insieme di simboli che ci dovrebbero comunicare in maniera universale e standard come interagire con un prodotto digitale. Siccome non esiste un'interfaccia standard, esistono tutta una serie di elementi che più o meno accettiamo, ma non esiste un'interfaccia standard, è anche un problema culturale, cioè capire la prossima generazione. C'è un terzo problema, secondo me, che è quello di considerare il prodotto digitale, svincolarlo dalla sua relazione parentale col libro. Quindi non considerarlo più un libro a tutti gli effetti, ma pensare che altro tipo di prodotto può diventare. Questo in un futuro più o meno vicino o lontano sarà la storia a dircelo. Dall'altra parte però possiamo vedere che cosa sta succedendo adesso, soprattutto relativamente all'editoria tradizionale. Allora, noi abbiamo due elementi. Abbiamo ancora una volta un prodotto super assodato e poi abbiamo delle tecnologie che permettono in qualche maniera di trasformare questo prodotto, di interagire con questo prodotto. Il punto fino adesso è che gli editori ragionano da editori e ragionano rispetto a quello che sanno, neanche normale che sia così. Le aziende che fanno tecnologia ragionano nei termini in cui ragionano le aziende che fanno tecnologia, non avendo il background da editori. Tutti i problemi che ci sono stati quando è nato il web, gli editori hanno avuto seri problemi e la battuta era che il web non l'hanno certo inventato i tipografi perché non c'era consistenza, non c'era coerenza fra uno schermo e un altro nella pagina. Non era stato pensato nei termini di mantenere la grafica in maniera consistente su tutti i possibili schermi. E proprio perché era pensato da tecnici, non certo da editori. Allora, che cosa succede adesso? Adesso succede che gli uni e gli altri in qualche maniera stanno cercando di creare un qualcosa di diverso. Quello che viene a mancare sistematicamente è quello che tento di definire come stampa, come editoria processuale. Cioè, ancora una volta, da un lato abbiamo l'editoria tradizionale, dall'altro abbiamo delle tecnologie che non sono solamente atte a simulare dei medium, ma sono sostanzialmente fatte per integrare dei processi. Cioè la parte più interessante di tutti i computer informatici e quant'altro è il software. Perché il software permette di innescare dei processi, di creare dei processi e di gestirli nel tempo. E questa è la parte processuale. Cosa fa l'industria al momento? È ancora abbastanza povera di idee, mi viene da dire. Non è che abbiamo prodotti editoriali digitali particolarmente che in qualche maniera siano tremendi.
comprendi, una delle cose più utilizzate da parte dell'editoria, eccola qui, sono quelli che accennavo prima, i QR code. Questi bianchi e neri, non come quelli che stavamo, anche io non è che ci riesca a botta, disperatamente tentando di vedere prima, quelli sono più ludici, ma i QR code abbiamo capito che sono questi quadratini in bianco e nero che ci portano ad altri contenuti. Bene. Il fatto che ci portino ad altri contenuti, l'industria che viene da una cultura, questa è una questione culturale, tradizionale, dice vabbè, vuol dire che ti do un altro contenuto extra. E quindi tu che c'hai lo smartphone, ti faccio vedere un'altra cosa. C'è questo numero di Colors, la rivista da Benetton, sviluppato un paio d'anni fa, che faceva esattamente questo. Però, invece che farvi partire direttamente il video, facevo una sorta di realtà aumentata, nel senso che faccio vedere il video fra un secondo, dura solo 2 minuti. Prendeva questo numero e diceva come può fare chiunque ad avere una sensazione diversa da questo numero stampato, invece che avere lo smartphone e vedere il piccolo video, facciamo rimettere la rivista di fronte al computer che ha la sua camera. E vediamo di fargli succedere qualcosa. Essendo un numero sulle nuove tendenze culturali giovanili, questo è fondamentalmente quello che succede. Non c'è. L'audio qui è un po' basso. Vedete, i QR code sono del tipo molto fermi. Vabbè, insomma avete capito come funziona, magari ci possiamo risparmiare tutto quanto il balletto. L'altra questione interessante, vedete come qui parliamo di quella che si chiama realtà aumentata, nel senso che aumenta la realtà di quello che sta fuori dal computer, però vedete non è un contenuto astratto, lo sforzo ogni tanto tecnicamente viene perso, ecco qui viene perso, è cercare di renderlo nella pagina stessa, all'interno della pagina, per cui in realtà aumentata non è un qualcosa che avviene, che fluttua nell'aria, come spesso succede, ma sta proprio all'interno della pagina. Concettualmente, una cosa che ho trovato interessante, quanto assolutamente controversa, è che la pagina, la quarta di copertina, come si chiama tecnicamente, non ha a sua volta un contenuto espanso, ma quello che vi fa vedere la quarta di copertina è una sorta di indice compresso di tutti i contenuti. Cioè un video in cui tutti quanti video, una sorta di antologia in cui c'è quasi un secondo di tutti i video che sono inclusi e questo è posizionato non nel fronte di copertina, ma sulla quarta, che dovrebbe essere la chiusura concettualmente del prodotto editoriale. Questo però è quello che produce l'industria. Allora, per quanto possa essere divertente, stiamo sempre parlando di un video all'interno di una pagina. È più evoluto rispetto al video che ci parte sullo smartphone, ma è sempre comunque in un'ottica che è, passatemi il termine anglosassone, di puro entertainment. Ci possiamo trovare delle strategie diverse e comunque. Ecco, questa è un'altra questione su cui ragionare. La stampa comunque, vista la disponibilità digitale di contenuti, ha incrementato il suo valore intrinseco. Il fatto di produrre un prodotto stampato, questo prodotto stampato rispetto a 10 anni, 15 anni fa, ha un valore intrinseco maggiore, perché richiede uno sforzo molto maggiore, richiede dei costi maggiori rispetto a prima e quant'altro. E quindi, sempre per continuare con l'industria,
che tipo di prodotti digitali ci troviamo, con cui ci troviamo a confrontarci. Da un lato abbiamo i grandi quotidiani che hanno edizioni aggiornate all'ultimo minuto che è possibile scaricare e vedere in digitale. Questo è un problema serio di crisi di identità dei quotidiani, perché i quotidiani, come scrivo pure nel libro, stampano oramai le notizie di ieri, come le ha definite un pubblicitario. È una questione di tempistica, non si riesce a sfuggire da questo. Parlando squisitamente di notizie, non sto dicendo che sono un prodotto editoriale inutile, al contrario, ma per come sono percepiti storicamente, hanno le notizie che sono finite a mezzanotte o all'una del giorno precedente, quindi sono quelle di ieri. Dall'altro abbiamo dei prodotti che sono dei prodotti che con un minimo di design mettono insieme i contenuti di varie notizie che ci sono online e producono a loro volta una sorta di quotidiano, in questo caso aggiornato all'ultimo minuto. Una delle questioni che possono venire fuori è quella, invece, una delle questioni processuali che si possono innescare, invece, è quella di tirare fuori i contenuti dallo schermo e di metterli su carta. E in che maniera? Questo è già un processo più interessante di quello industriale. Quello che dicevo prima, quello industriale mira molto all'intrattenimento, cioè non c'è una strategia, non mi è ancora capitato di vedere una strategia di stampa industriale che miri a produrre, a realizzare un prodotto editoriale che non sia mirato semplicemente ad un'espansione minima dei contenuti, ma che ragioni sulla natura del prodotto editoriale stesso. Quello che invece succede in ambiti artistici e sperimentali, è quello di ragionare sulle possibilità del software. E allora stampare cose che siamo abituati a vedere online è già un primo passo. Una delle strategie che vengono seguite è quella di dare una veste editoriale a contenuti che invece per noi hanno una natura digitale. Tipicamente, questo è un esempio del 2009, stampare una discreta quantità di tweet fatti, di post fatti su Twitter, quindi di tweets. Questo è un libro del 2009 di James Bridle, un artista inglese, che nel 2009 ha tirato fuori questo libro, My Life in Tweets, che in realtà raccoglie un paio d'anni di tweets fatti più o meno quotidianamente dall'artista, ma gli dà la veste editoriale di un classico diario d'avventura. Quindi tiene concettualmente quella che può essere la natura di quei contenuti, ma gli dà una veste editoriale tradizionale e crea un prodotto che non è ibrido, ovviamente, ma che mischia in qualche maniera i due mondi, almeno da un punto di vista concettuale. Ci sono prodotti diversi che fanno cose di questo genere. C'è un servizio, credo che sia ancora attivo, che si chiama Tweetbook, che anche a voi gli dite: questo è il mio account su Twitter. E vi impagina automaticamente un libro con tutti i vostri tweet, anche quelli che vi sono stati dati, vi sono stati, in cui siete stati citati, e eventualmente ve lo potete comprare. Oppure Tweetghetto, che è ancora più interessante perché stampa un poster. Voi dite che tweet ci volete e vi stampa un poster, quello a destra, con tutti i tweet, e potete anche dare, e di solito mette in bold, in maniera più evidente, i tweet che hanno ricevuto più attenzione. Però qui entriamo nel campo dell'infografica più che dell'editoria più tradizionale, o quantomeno siamo ai bordi fra questi due territori. Un altro settore, questo particolarmente florido, negli ambiti fo dell'editoria fotografica, è quello di fare libri fotografici in print on demand. Ma libri fotografici in print on demand, o comunque zeppi di immagini, in cui le immagini non sono quelle del fotografo che si mette e prende il meglio del suo lavoro e fa il suo book fotografico, la sua opera in qualche maniera, ma recuperare questi contenuti immagini dalla rete secondo una qualche strategia, quello che si chiama web sampling. Tipicamente andare su Google Images e con determinate parole di ricerca recuperare dei contenuti specifici, dopodiché si prendono questi contenuti e si mettono su carta in un libro. Altrettanto tipicamente un settore che poi risulta esteticamente interessante è quello delle fotografie amatoriali.
Per cui andare su Google Images, recuperare fotografia amatoriale e mettere in un libro dà la sensazione tipica di un libro artistico. Allora, entriamo sempre in campi più specifici. I diritti. Il problema è, se io faccio un'opera d'arte, l'uso che faccio del materiale che utilizzo per quest'opera, a seconda di... cioè, ci sono tutta una serie di regole. Nel caso specifico, foto che prendo e stampo, dipende da come le trovo. Per esempio, se faccio una ricerca di contenuti che sono sotto Creative Commons, Reuse e quant'altro, li posso utilizzare. Diciamo che in generale c'è un'ottica abbastanza aggressiva e selvaggia, nel senso che se una foto viene presa, viene messa su un libro stampato, e questo libro stampato c'è una tiratura di 1000 copie, le possibilità che quella persona specifica veda la sua foto su quel libro stampato e mi faccia causa per non aver ripagato qualsivoglia diritti, ammesso che sia quella foto sia tutelata, sono talmente basse perché non ci si pensa nemmeno. E qui siamo molto lontani dall'editoria tradizionale, in cui invece quando vado a registrare il libro e tutti i suoi contenuti devo stare parecchio attento. E questo è ancora più rinforzato da strategie successive. Questa per esempio è un'opera interessante di un fotografo poi celebre, Michael Wolff, che ha fatto un'operazione più specifica. Non è andato a raggranellare foto da Google Images, ma è andato su Google Street View e ha trovato, è andato a cercarsi particolari dentro Google Street View che fossero accidentali. Cioè, quando questa benedetta macchina di Google passa, ovviamente fotografa tutto. Magari vi è capitato anche di vedere siti che raccolgono questi accidenti della macchina di Google. Quello che però ha fatto Michael Wolff non è stato collezionare la gazzella che stava attraversando la strada in Africa o il tizio sanguinante ai bordi della strada, ma ha avuto una strategia specifica. È andato a cercare gesti accidentali, come il fatto di allacciarsi le scarpe a bordo della strada, o aggiustarsi la cravatta, o essere... star per cadere o cose di questo genere. Dopodiché non ha salvato l'immagine da computer ristampata così com'era, ma ha puntato l'obiettivo della sua macchina fotografica allo schermo. E per lui, nonostante tutta la mediazione dello schermo, del software, di Google, dei server di Google e delle immagini originali, per lui quella è una fotografia a pieno titolo come qualsiasi altra. E ha fatto questo libro che si chiama A Series of Unfortunate Events, una serie di eventi sfortunati, in cui raccoglie tutte queste fotografie fatte allo schermo, prese tutte quante. Vedete, un'altra strategia. Però siamo ancora nell'ambito del raccogliere contenuti online e poi metterli su un libro stampato. Ovviamente possiamo andare invece su cose ancora più esoteriche. Questo libro di Sheryl Aspect, ovviamente il titolo è assolutamente illeggibile. Quello che fa è andare a collezionare anche lui quelli che si chiamano CAPTCHA. So, anche qui, se mi è mai capitato, ci sono dei siti che a volte vi dicono: se vuoi entrare in questo sito, scrivi che cosa sta scritto in questa scritta un po' distorta. Quelli tecnicamente si chiamano CAPTCHA. Alcuni sono anche sfruttati per progetti un po' più seri di riconoscimento di caratteri, ma questa è un'altra storia. Cosa fa Sheryl Aspect? Va a sfottere questi CAPTCHA il più possibile e colleziona tutte le parole che vengono fuori, spesso assolutamente astratte e aliene, e le mette tutte in fila come se fosse un romanzo scritto da un marziano. E pubblica un libro che è fatto esclusivamente della sequenza che lui è riuscito a ottenere di CAPTCHA, una dopo l'altra. Il testo ovviamente non ha nessun tipo di senso, ma nella sua narrativa diventa appunto una sorta di narrativa aliena generata dalla macchina. Vedete, ancora una raccolta di informazioni online. È un libro d'artista, quindi ovviamente ha una, come tutti i libri d'artista, una tiratura limitata e fatto in una certa maniera può anche avere un valore come un'opera nell'arco del tempo. Non ha sicuramente un mercato editoriale, ovviamente.
poi c'è una performance fatta da Kenneth Goldsmith, che è un poeta americano, fra l'altro particolarmente attivo e controverso. L'ultima sua azione è stata di aprire di avere l'approvazione su un corso in Università della Pennsylvania, dove insegna un corso universitario su come perdere tempo con internet. Corso approvato e finanziato dall'università stessa, all'interno ovviamente di un programma più ampio, ma per lui è stata una strategia questo corso, che lui insegna seriamente, ma che ovviamente gli ha portato l'attenzione di tutti i media, che di contro l'università sveglia abbastanza, è stata particolarmente attenta. Ma è un poeta, per lui è un'operazione poetica fare questo corso e fa parte della sua strategia di insegnamento. Una performance che ha fatto, qui non c'è una versione della foto che era anche interessante, una performance che ha fatto a Città del Messico, in una galleria che si chiama Labor, è stata quella di invitare le persone a stampare con la stampante di casa la parte del web che più gli interessa e a portarla in galleria. Dopodiché la galleria, nell'arco di 2 mesi, si è cominciata a riempire di cataste di fogli che rappresentavano la selezione, se volete, in un qualche modo anche la selezione editoriale che ciascuno aveva fatto del web, e che andava a contribuire a questa sorta di selezione collettiva. E ovviamente lui andava a facendo un'operazione del genere, va anche a parlare di una serie di cose, di una serie di dimensioni interessanti. C'è un ragazzo che, quando ha sentito di questa performance, ha immediatamente fatto una petizione sul web per cercare di fermarlo, per dire che stava sprecando una quantità enorme di risorse, e dire: non fatelo, perché andate a sprecare carta, inchiostro, devastate l'ambiente in questo senso, non fate assolutamente questa cosa. Ha raccolto anche tutta una serie di firme a favore, perdendo il fatto che si trattava di una performance artistica e non certo di una strategia. Il volume di carta che riempie tutta una stanza, su cui Goldsmith, che è molto narcisista, si fa fotografare in pose plastiche, rappresenta a suo modo una sorta di selezione del web che viene messa lì. È una selezione personale e, se volete, non è solo editoriale, ma rappresenta anche una maniera, per quanto grezza, di preservare quei contenuti. Cioè, c'è chi ha messo la selezione dei suoi video, c'è chi ha stampato le poesie più interessanti che ha trovato, c'è chi ha messo il suo sito, ma la quantità di carte è diventata assolutamente ragguardevole. La performance ha avuto una seconda fase, in cui c'erano delle persone che nella galleria prendevano questi fogli e cominciavano a leggere ad alta voce per gli altri. Se volete, classica dimensione di reading dei poeti americani, ma che in qualche maniera parlavano di un'altra possibile dimensione di quei contenuti, quella verbale. Potremmo vederci pure connessioni, contraddizioni orali e quant'altro, ma forse è meglio fermarsi prima. Queste sono alcune strategie, ancora una volta, nel prendere informazioni. C'è questo artista, che fra l'altro è esposto all'ultima Biennale di Venezia, Paul Solis, che parla di pubblicare performando la rete, che dovrebbe essere un qualcosa già di diverso, cioè non più recuperare contenuti e trasformarli secondo un medium, in un classico formato stampato. Ma, e qui ci avviciniamo al concetto di processual, di processuale, utilizzare software e meccanismi per produrre un qualcosa che non sarebbe stato producibile da un punto di vista editoriale se non attraverso queste tecnologie. Quelli che abbiamo visto fino adesso, qui è la mia tesi, sono delle trasduzioni fra due medium. Cioè, prendiamo il medium digitale, prendiamo i suoi contenuti e lo trasduciamo in medium stampato. Ma non andiamo a fare un'operazione che va più in là di questo. C'è il criterio curatoriale, editoriale, quello che vogliamo, ma trasduciamo da un medium all'altro. Prendiamo dei contenuti in formato digitale, li trasformiamo in contenuto cartaceo. Ed è un po' quello che succede per questo tipo di progetti. Ma se, questa è un'altra cosa sulla quale ragionavo da tempo, la stampa diventa la quintessenza del web. Dicevamo prima, il prodotto editoriale stampato ha un altro valore rispetto a come era prima.
ha un altro valore perché ha un valore economico, di produzione, di conservazione che è diverso da quello digitale, ma ovviamente ha degli spazi che sono inferiori. E questo è un difetto che può diventare un pregio, nel senso che è sempre stato un pregio per l'editoria il fatto di avere uno spazio limitato. Non ci siamo mai sognati di fare antologie di 8.000 pagine e trasportarle con la carriola. Abbiamo sempre ragionato, per riviste, chi le fa lo sa benissimo, sul fatto che avevamo 64 pagine, non si può scappare da quelle. Lei giustamente diceva prima, ma i caratteri erano infinitesimali nei primi numeri che facevate, proprio perché noi partendo dal digitale cercavamo di metterci il più possibile materiale, ma sapevamo che lo spazio è limitato, oltre a quello non si va. E questo comporta una selezione dei contenuti e quindi possibilmente un'eccellenza dei contenuti. Rispetto al web, dove invece abbiamo possibilmente, letteralmente di tutto, e soprattutto al di là che ci sia di tutto o manchi una parte, la quantità di quello che possiamo trovare sul web e in digitale è enormemente maggiore di quello a cui possiamo accedere noi fisicamente da un punto di vista stampato. Uno dei ruoli della stampa è probabilmente quello di incarnare la quintessenza del web. E quindi come si trasforma l'editoria in qualche maniera? C'è Mike Shatzkin che fa parte di un'associazione di editori industriali che dice alla fine l'editoria diventa una funzione. E quello che lui intende nel diventare una funzione è nel diventare una funzione che trasforma dei contenuti specifici rendendoli fissi in un medium assolutamente consolidato. Da cui il concetto possibile di ibridi. Allora, che cosa viene dopo? Secondo me, dopo non viene la collezione di contenuti a cui facevo riferimento prima, ma deve venire qualcosa di un po' più sostanziale. E ciò che probabilmente ci sfugge ancora, culturalmente e per questioni generazionali, è che il software non è un'entità astratta, inconoscibile, fatta dalle industrie del software, ma che potenzialmente chiunque può mettersi e scrivere del software che innesca dei processi specifici. E il software ha delle potenzialità, quelle sì, infinite, molto più della collezione di contenuti attraverso il web. Ha delle potenzialità infinite perché permette di programmare dei processi. E non avendo né uno spazio, e ci sono, soprattutto nella storia dell'arte elettronica, molti artisti che si confrontano col software come linguaggio. Nei fatti, io per fare un software utilizzo un linguaggio. Il PostScript è un linguaggio descrittivo, quelli sono descrittivi, ma il software vero, fra virgolette, è fatto con linguaggi che invece innescano processi. Non descrivono un oggetto, ma innescano dei processi. E innescare dei processi è un qualcosa che è fuori dall'editoria, che è un processo dinamico, che è fuori dall'editoria, che invece è un processo che tende a cristallizzare dei contenuti su medium stampato. Se volete, è il processo quasi inverso. L'incrocio fra questi due mondi è quello che personalmente mi intriga molto di più. E quindi i possibili ibridi, per quanto mi riguarda, anche qui ovviamente sono totalmente opinabile. Non sono quelli che vanno a recuperare contenuti e a metterli su carta, ma sono quelli che in qualche maniera calcolano dei contenuti, in una qualsivoglia maniera, qui ne parlo in maniera abbastanza astratta, li modellano secondo i principi specifici, quindi innescano un processo per cui i contenuti vengono calcolati e a cui viene data una forma, e poi eventualmente li si stampa. Questo processo di calcolo riguarda i contenuti stessi, prima che vengano distribuiti, stampati. Questo processo non è assolutamente nuovo. Se prendiamo le poesie dadaiste di Tristan Tzara cosa diceva? Diceva: per fare una poesia c'è una metodologia perfetta che chiunque può applicare. Essendo dadaista non si poneva troppi problemi nell'orizzontalità dell'opera d'arte. E diceva: prendete un piccolo articolo del New York Times, tagliate, ritagliate ogni singola parola, prendete
prendete queste parole, questi pezzettini di carta, mettete in un cappello, scuotete bene il cappello e dopodiché a caso prendete una parola alla volta e mettete una vicino all'altra per righe. Otterrete una poesia che è molto difficile ottenere se non in questa maniera quasi completamente casuale, quasi completamente perché c'è comunque un articolo di partenza che determina il risultato della poesia successiva. Qui abbiamo un processo, abbiamo un contenuto di partenza, ma abbiamo un processo, in questo caso completamente casuale, in termini tecnici si direbbe processo generativo. E Raymond Queneau ha fatto qualcos'altro oltre agli esercizi di stile. Nello stesso stile lui ha fatto questo libro d'artista che era Cent Milliards de Poèmes, in cui abbiamo una serie di poesie separate per in cui le pagine sono ritagliate per ogni riga. Qual è il principio? Che c'è la prima poesia come la si legge, ma che spostando le strisce di carta è possibile ottenere una poesia che combina quelle successive con quella precedente. E qui 100.000 miliardi sono il totale di tutte le possibili combinazioni. Anche qui abbiamo una parte generativa, anche qui abbiamo dei contenuti fissi a monte, ma abbiamo un processo, quello di fisicamente spostare le strisce di carta per ottenere dei contenuti diversi. Se questo lo traduciamo negli anni successivi, abbiamo questo libro che invece alla generatività, tratta la generatività in una maniera più specifica. E qui vi faccio vedere il video che invece lo spiega in maniera molto precisa. La parte musicale è solo di commento, quindi... Questo è un libro del 2010. È venuto amplificato. Allora, ve lo descrivo sulle immagini. Written Images si basa... Aspettate che magari... illustriamo tutti i processi prima di vederlo scorrere rapidamente. Il concetto fondamentale è riunire una serie di artisti digitali che usano software generativo, cioè software che generano immagini, in buona sostanza, software generativo per immagini. Non un software di una marca specifica, ma ciascuno di loro si è costruito il suo software e ovviamente anche la sua estetica. Su cosa ragionano loro? Sul fatto che ogni volta che viene prodotta un'immagine è unica e sarà diversa da quella che viene prodotta prima. Per cui l'opera d'arte non è nemmeno la stampa, che poi in realtà viene immessa sul mercato dell'arte, ma è il software, cioè il processo a monte. Ce ne sono tanti di artisti che fanno questo genere di arte. Questi due, le due persone che curano Written Images, dicono: noi contattiamo loro, anzi, facciamo un comitato scientifico che li selezioni. Dopodiché loro ci danno il software, ci danno nel senso che ce lo fanno usare, e attuiamo un processo editoriale che produca un libro basato su questa generazione di immagini. Per cui prendiamo l'applicazione che crea le immagini, gli facciamo caricare i dati che ha bisogno per girare, l'immagine viene, con buona pace loro ci possiamo anche risparmiare il commento tecno, l'immagine viene prodotta dal software, viene salvata e ciascuno dei software dei rispettivi artisti salva una sua immagine, dopodiché mettiamo queste immagini tutte insieme, sempre in maniera automatica, per comporre un libro. O meglio, file che possano essere stampati. E stampiamo un libro in print on demand. Cosa succede? Ciascuno di questi libri sarà davvero unico e irripetibile, perché ciascun software avrà generato un'immagine di per sé unica, che non si può rigenerare nella stessa identica maniera, perché questi software hanno dei parametri all'interno per cui ogni volta prendono tutta una serie di numeri casuali, per cui l'immagine che viene fuori è sempre diversa da quella precedente. Significa che ogni immagine è unica. Quando le andiamo a combinare insieme, ovviamente quella combinazione, se volete, è ancora più unica dell'immagine stessa.
ma invece che avere dei software sugli schermi, queste immagini vengono rese in formato stampabile e stampate in print on demand, cioè ad una. In buona sostanza, quando viene ordinato il libro, parte tutto questo processo e parte la sua produzione. Il libro viene generato e stampato, e il libro ovviamente che viene generato e stampato è in maniera inopinabile, assolutamente unico e ripetibile. Poi hanno fatto una call for artworks nel 2010, hanno avuto 180 persone, di cui sono stati selezionati 72 artisti, che hanno fornito 72 software, 70 artisti, 72 software, e 42 sono stati selezionati. E hanno costruito tutta la macchina software, per così dire, cioè tutto quello che serviva per produrre questo libro in forma totalmente automatica. Le stampe ovviamente sono digitali. Questo è il tipo di opere che vengono, il tipo di immagini che vengono generate, ripeto ancora una volta, sempre una diversa, cioè ognuna diversa da quella che lo stesso software genererà la volta dopo. I nomi degli artisti chiaramente possono essere familiari a chi tratta di arte elettronica. Fatemi andare avanti. E lo definiscono una sorta di fotografia nel tempo. Assolutamente vero, c'è solo quel tempo e quel momento in cui viene prodotta quell'immagine. Per fare questo progetto, c'è solo un altro particolare di cui voglio dirvi dopo, ma per fare questo progetto hanno lanciato una campagna su Kickstarter, questa piattaforma per cui voi presentate un progetto, chiedete fondi, dicendo che in cambio di quei fondi, a seconda di quanto viene donato, darete una serie di cose. E hanno ottenuto, credo, il doppio di quello che chiedevano nell'arco di un paio di mesi, perché chi vedeva il potenziale del progetto chiaramente è stato entusiasta e rispetto a quello che donava l'ha visto realizzarsi. Un'altra cosa interessante è che per essere coerenti col progetto stesso, oltre alle dimensioni, praticamente una 4 di 400 pagine, l'introduzione di Bruce Sterling, altro scrittore di fantascienza, è un'introduzione testuale, ma hanno voluto fare a generativa pure quella. Cioè, hanno chiesto a Bruce Sterling di scrivere un'introduzione che avesse una serie di varianti nell'introduzione stessa, che a loro volta potessero essere adottate o no quando si va a stampare il libro. Per cui, in buona sostanza, c'è questo testo che ha tutta una serie di versioni, o meglio, di pezzi che possono variare, e quando il libro viene stampato, il software in maniera più o meno casuale seleziona uno dei possibili pezzi, li mette tutti insieme, l'introduzione funziona perfettamente, ma è una delle possibili introduzioni. Come tutte le immagini, sono solo una delle possibili immagini, eccetera, eccetera. In buona sostanza, quello che alla fine viene prodotto, la lista dei crediti dura 40 secondi per darvi l'idea di quanta gente è stata coinvolta, e quel libro che voi avete ordinando l'imprint on demand è senza ombra di dubbio assolutamente unico, il che va ovviamente a contrastare, a porre in dubbio il concetto stesso di libro. Cioè il punto per cui noi compriamo un libro e per cui Gutenberg ha sviluppato il suo business in maniera formidabile era che riusciva a fare copie identiche e a distribuirle. È il motivo per cui voi comprate un libro e sapete che state leggendo la stessa cosa che stanno leggendo tutti gli altri. Ho comprato quel libro perché si fanno copie identiche, mentre un progetto del genere, in maniera processuale, va a mettere in dubbio l'identità stessa del libro, in quanto invece che essere tutte uguali le copie, sono in maniera ancora una volta inopinabile, tutte una diversa dall'altra. E vedete come il software qui entra in gioco. Il software entra in gioco nella generazione delle immagini, nella generazione del testo, nonché nella produzione stessa del libro. Se volete, in qualche maniera è una sorta di ibrido. Perché il libro alla fine è un libro stampato, unico mai stampato, ed è un classico libro, anzi forse questo è il più grande limite di questo processo. Che il libro stampato, bello, colorato, per quanto unico, è un libro a tutti gli effetti e starà in uno scaffale come tutti gli altri libri. Ma per produrre quel libro sarebbe stato impossibile da produrre se non con quelle tecnologie che c'erano dietro ed è il risultato di un processo. E ancora una volta diventa unico, cioè non ne riusciamo a produrre uno esattamente identico. E questo, dicevo, è la base del concetto di ibridi, dei veri concetti di ibridi. Non abbiamo qui
prendere una serie di immagini da internet e mettere in un formato stampato. Qui abbiamo un processo che si sviluppa, per quello parlo di editoria processuale in questo senso. Ma abbiamo ovviamente anche altri esempi. Written Images è curato da Martin Fuchs e Peter Bixler, sono due artisti. Un altro esempio di ibrido, anche se va a recuperare una serie di materiali dalla rete, è questo progetto che si chiama Capture, da questo artista franco-canadese che si chiama Grégory Chatonsky. È un progetto, qui entriamo un po' anche nelle questioni musicali, lui fa questo progetto che si chiama Capture, in cui si inventa una band musicale. E dice, noi ci chiamiamo Capture. Bene. Non solo si inventa la band musicale, ma questa band musicale produce brani in formato MP3, anche prolifica nella produzione, fa anche concerti. Concerti che durano fino a 8 ore, si fruiscono solo online. Ha una sua storia, questa band. Ma questa band, ovviamente, come vi già svelavo all'inizio, non esiste. Come viene prodotto il materiale di questa band? Esclusivamente attraverso software. Cioè, i brani sono prodotti attraverso software generativo, i concerti sono prodotti attraverso software generativo, ma Chatonsky pensa a dare delle gambe, a dare un'identità ancora più forte a questa band. Allora dice, qualsiasi band ha bisogno anche di una sua storia, di una sua biografia. E allora, mancato di dire, per i brani ci sono anche delle canzoni e i testi di queste canzoni vengono recuperati dal web, non da altri testi di canzoni, ma da testi, vengono estratti dei pezzi di testi che diventano i brani delle canzoni che vengono cantati in sintesi vocale dal software. Ma la parte storica, cioè quella della biografia, viene a sua volta ulteriormente generata. Cioè, quello che fa Chatonsky è andare a pescare nei siti di storia della musica rock, elettronica, pop e quant'altro, prendere pezzettini di storia di altre band e metterli insieme facendola risultare come la storia di questa band musicale, di Capture, e rendendola assolutamente plausibile. Recupera anche immagini, però con un'estetica specifica, come più o meno si riesce a vedere dall'immagine. L'estetica specifica è quella di prendere immagini più possibile generiche e di ridurre tutte a un bianco e nero netto. Per cui lui stampa queste biografie della band, in cui sia le immagini sia i testi sono non recuperati a sé stante, ma presi a pezzi e messi insieme dal software. Ancora una volta c'è un processo alla base. Ovviamente sono biografie fittizie di una band fittizia, ma risultano come libri a tutti gli effetti. È perfettamente credibile. Ovviamente lo fa in francese, con software che riescono a comporre il testo in maniera sufficientemente coerente in lingua francese, ma potenzialmente si può fare per qualsiasi band e qualsiasi lingua. Ancora una volta, qui c'è un processo alle spalle. Non c'è semplicemente un recupero di informazioni, ma c'è un processo che viene attivato dal software. Ancora più interessante è American Psycho, altri due artisti, Mimi Cabell e Jason Huff. Per una casa editrice, lì i problemi di diritto d'autore e quant'altro li hanno dimenticati completamente. C'è questa piccola casa editrice viennese che si chiama Trauma Vienne, che si diverte a fare questi esperimenti editoriali particolarmente avanzati. American Psycho è un altro concetto. Anche questo assolutamente processuale. Che cosa fanno Mimi Cabell e Jason Huff? Prendono American Psycho di Bret Easton Ellis, recuperano in maniera relativamente facile tutto il testo di American Psycho in digitale, dopodiché si spediscono l'uno all'altro, l'altro all'uno, una pagina di American Psycho alla volta, con Gmail, con Google Mail. Penso che buona parte di voi utilizzi Gmail, e sapete che Gmail, quando utilizzate sul web, come la maggior parte della gente purtroppo lo utilizza, vi suggerisce anche una serie di pubblicità che sono contestuali a quello che scrivete. Che cosa fanno allora i due artisti? Si mandano la prima pagina, uno la manda all'altro, l'altro che la riceve si annota le pubblicità contestuali di Google associate a quella pagina, alla prima pagina di American Psycho di Bret Easton Ellis, e capisce a quali parole di quella pagina, quelle pubblicità sono
abbinate. Quindi se è una pubblicità di automobili, ci sarà un'automobile nel testo. E trasforma queste pubblicità in note del testo. Quindi mette una nota ad automobile e in quella nota ci mette il testo della pubblicità di Google che gli compare. Questo lo fanno per tutto il libro, per tutte le pagine del libro. Dopodiché stampano il libro, ma questioni di diritto d'autore, quello che fanno è colorare tutto il testo originale, stampano il libro ovviamente con tutte le note, spero si riesca a vedere più o meno, ma colorano tutto il testo originario in bianco, in pratica lo fanno sparire. Quindi il testo c'è, ma colorato in bianco, quindi non viene nella parte, nella sua forma stampata, ma restano tutte le note, che sono in buona sostanza tutte le pubblicità che Google associa a quel testo, in pratica ad American Psycho di Bret Easton Ellis. Se volete, è la versione annotata da Google di American Psycho. E a vederla in maniera ancora più spinta, è la visione, la lettura di American Psycho da parte di una macchina pubblicitaria e economica, quale è quella di Google. Dopodiché il testo, ancora una volta, potenzialmente c'è, ma non si vede, ma ci sono tutte le note, che sono quelle che restano. Ancora una volta è un libro d'artista, ovviamente, la tiratura è minima, ma è particolarmente interessante. Anche qui c'è un processo alle spalle. Non vengono recuperati i dati, ma gli artisti si dannano l'anima nello concepire il processo e nello scambiarselo, nel renderlo in forma coerente. Quello che ne esce è il risultato di un calcolo, come vi dicevo all'inizio, il calcolo che i server di Google fanno sulle singole parole e su come associare a contenuti da pubblicizzare per la loro economia. E quello che fanno gli artisti è far venire una sorta di crisi di identità a questo calcolo economico e trasformarlo in un processo editoriale. Vedete come ancora una volta stiamo parlando di processi. Perdonate se insisto ossessivamente. C'è anche un caso italiano. Anche questo processuale, c'è cioè questo duo di artisti, net artisti italiani che si chiamano Le Iene Invisible, dislocati rispettivamente a Bergamo e a Lucca. Anche loro fanno un prodotto editoriale a un certo punto che si chiama Unhappening, contrario dall'happening, not here, not now, non qui e non ora. Quello che fanno è generare la propria biografia artistica. Cioè produrre un libro in cui vanno a far generare dei titoli di opere che non hanno mai prodotto, far generare un anno di produzione, far generare una descrizione tecnica dei materiali dell'opera, cioè come quando si leggono i cartellini nei musei, nome dell'opera, anno e materiali utilizzati. Poi usano il titolo di quest'opera per andare a ricercare delle immagini su Google Images. E quelle immagini diventano l'immagine dell'opera. Ovviamente sulle immagini non fanno nessun tipo di intervento né censura, per cui a volte scorrere questa biografia può risultare anche abbastanza forte per quello che viene fuori da Google Images, ma generano quella che è la propria biografia, per cui sostengono di aver prodotto 100 opere, tutte datate, tutte con le loro tecniche, tutte in qualche maniera rappresentate dalle immagini. Ed è curioso come il nostro immaginario possiamo associare delle opere reali a quelle immagini, non avendo nessun altro tipo di informazione. Anche qui, ancora una volta, c'è un processo. Non c'è semplicemente il recupero di queste immagini, ma si parte da un processo generato a monte che poi va ad associare dei contenuti online. E c'è una natura dinamica in questi processi. I processi di per sé dovrebbero essere dinamici, ma in questo senso c'è una natura dinamica. Ancora una volta, l'editoria ha una natura dinamica che finisce definitivamente quando si stampa il prodotto stampato. L'idea che possano nascere degli ibridi fra editoria tradizionale ed editoria digitale è proprio reinserire questa componente dinamica, non necessariamente come componente editoriale classica, cioè come l'editor che seleziona i contenuti. E soprattutto mettere, sono tutti, come avete visto, progetti che poi vanno a finire in un contenuto stampato. Rendere quello che non sarebbe
normalmente non si potrebbe normalmente rendere sulla pagina stampata statica. E se unite questo processo al print on demand, cioè al fatto che è possibile produrre una copia o 10 copie di volta in volta, diventa interessante capire che tipo di processi e che tipo di dinamica associare al temporaneo originale che poi viene stampato, che quindi diventa statico, ma diventa poi un elemento di una tiratura che nemmeno si riesce a conoscere. Se uguale a quella copia ce ne sarà solo una, e quindi sarà un unico originale, non ne saranno stampati 10, 100, 1000, 1 milione. Sono nuove tipologie di stampa. Bene, l'introduzione ce la siamo già ampiamente fatta, devo passare ad un'altra questione. E volevo, non so quanto tempo abbiamo ancora, se ce la facciamo. Sì. Allora, volevo semplicemente approfondire un minimo il discorso relativo agli artisti che stampano in print on demand. Oppure, ancora meglio, visto che di questo non abbiamo parlato, sì, molto meglio, allora fatemi scorrere rapidamente. Facciamo così che facciamo prima. Dunque, sulla produzione e sulla la produzione di libri rispetto a questo intreccio di cui accennavamo fra stampa tradizionale, soprattutto fra processi editoriali tradizionali e quelli più dinamici, è una faccia della medaglia. L'altra faccia della medaglia, che fa parte della cultura dell'editoria digitale, è quella della digitalizzazione. Ossia, parte dell'editoria digitale adesso è quella di prendere dei testi che non sono disponibili in digitale e digitalizzarli. È un problema che si stanno, per esempio, ponendo le case editrici: quanta parte del catalogo rendere disponibile in digitale, quale parte, a che prezzo. Insomma, tutto viene messo insieme rispetto alle strategie che una casa editrice deve attuare, e nulla è codificato o semplice in questo senso, ma fa parte di questa altra faccia della medaglia, che è quella della digitalizzazione di tutto, digitalizing everything. Ed è un fattore, secondo me, assolutamente strategico, che non bisogna perdere di vista, perché da un lato noi abbiamo i processi editoriali di cui parlavamo fino a poco tempo fa, dall'altro abbiamo una realtà dei fatti, che è quella dei lettori digitali e quella dei prodotti digitali, che comunque sono fruiti e verranno fruiti, ma che allo stesso tempo mancano di memoria. Anche qui lo accennavamo ieri. Se vogliamo comprare un libro digitale, abbiamo pochi posti in cui possiamo comprarlo, pochi negozi online in cui possiamo andare a comprare. E questi pochi negozi online hanno una loro scelta, un loro criterio rispetto al quale mettono insieme i prodotti che vogliono vendere. Il problema maggiore è i maggiori negozi. Mentre noi nell'editoria tradizionale possiamo andare, ovviamente, da Zaum a comprare tutta una serie di prodotti che con ottima probabilità non troveremo a Feltrinelli, non troveremo un'altra serie di catene, così come possiamo andare nella più oscura delle librerie di Londra a trovare libri sull'esoterismo nella musica industriale degli anni Ottanta. Ma abbiamo una galassia di prodotti e di punti vendita, mentre quando passiamo all'editoria digitale non abbiamo assolutamente una galassia, abbiamo pochi punti, alcuni dei quali assolutamente preponderanti sugli altri. Noi, per quante critiche possiamo fare a Feltrinelli o alle altre catene italiane e internazionali, non riusciamo a dire che abbiano colonizzato completamente la vendita dei libri tradizionali. Fortunatamente ce ne sono tante di piccole librerie che comunque resistono nella loro politica e soprattutto nei loro criteri di scelta. Online non è così. Noi abbiamo due colossi, che sono Amazon e Apple per quanto riguarda i libri, ce ne abbiamo tutta una serie di altri, ma sono limitati, soprattutto nella scelta e ancora di più nel tempo, perché, come dicevamo prima, i libri digitali sono soprattutto quelli degli ultimi anni. Come faccio a comprarmi una copia
digitale di L'amor mio non muore, edito prima indipendente e poi da Derive a Prodi. Non c'è, non la posso ottenere. Contemporaneamente, però, per quello che dicevamo all'inizio, noi abbiamo avuto la digitalizzazione della musica. Se voglio andarmi a trovare una buona antologia di musica industriale degli anni 80, faccio un po' di ricerche online, la trovo, la scarico. Se voglio andarmi a trovare i più oscuri cortometraggi del regista che volete, fate voi, di Herzog, è molto probabile che riesca a trovare, forse pure su YouTube. Se voglio trovare Ma l'amor mio non muore, non lo trovo. Ma come quello, tanti altri testi particolari interessanti. Ma la tendenza è quella ad avere tutto disponibile, digitalizzato. E al di là delle quotazioni di Derrida, al di là di questo progetto a cui sarebbe utile fare riferimento dopo, i progetti che mirano a digitalizzare tutto sono notevoli. Google Books è uno di quelli. Non, Google Books adesso è collegato a Google Play che vi vende i libri, quindi anche Google sta cercando di avere la sua fetta di mercato. Ma è il concetto di Google Books che è destabilizzante. Se voi prendete la propaganda dei due fondatori di Google e del loro direttore commerciale, dicono il sogno dei due fondatori di Google per Google Books è fare una biblioteca universale. Universale, fate attenzione, non fare la biblioteca del congresso che mira ad essere quella universale, ma in realtà più di un tot non riesce ad andare. Loro vorrebbero, a sentire loro, fare veramente una biblioteca universale a cui chiunque potrebbe accedervi. Lo raccontavo ieri sera a cena, ho avuto la fortuna di parlare con uno degli ingegneri che stava all'inizio di Google Books e mi diceva che Google ha quantificato il numero di testi che secondo loro rappresenterebbe una sufficiente quantità di testi per rappresentare lo scibile mondiale, mai prodotto, cioè mai nel senso prodotto in totale. Che di per sé è un soggetto, è un'idea che può anche far sorridere. Non è la biblioteca di Alessandria esplosa, è un qualcosa che come facciamo a quantificarlo? Sì, è chiaro che il numero di libri prodotti dal primo Codex fino ad oggi è limitato, ma come facciamo a dire quanti libri rappresentano la cultura umana? In una maniera o nell'altra, loro hanno fatto una stima, parliamo in tutte le possibili lingue. E secondo loro questo numero in prima istanza era segnato a 130 milioni di libri e poi è diventato 170 milioni. Per cui il loro obiettivo è arrivare a questi 170 milioni di libri che per loro rappresentano la reale biblioteca universale. Google, non dimentichiamocelo mai, come Amazon, non sono l'ONU, non sono l'UNESCO, non sono organizzazioni internazionali per la crescita e lo sviluppo dell'umanità. Ma sono aziende multinazionali. Nulla di diabolico, grave in questo, ma ovviamente ra devono ragionare da aziende. Non hanno fondi pubblici per sviluppare programmi fantastici. Hanno fondi privati e quei fondi privati sono gli azionisti che richiedono che le loro azioni crescano sempre di più. Google Books, quindi, non è un sistema per regalare all'umanità la biblioteca mondiale, ma anzi. È un sistema che Google sta tentando di attuare scambiando la digitalizzazione veloce dei libri con l'ottenimento di un corpus particolarmente qualificato, che è difficile ottenere in altra maniera. C'è fra i video, io lo accennavamo, allora, il concetto lo riassumo in due parole perché non abbiamo il tempo, ma questi sono 3 secondi. C'è questo documentario che si chiama Google and the World Brain che spiega quale è fondamentalmente il concetto di Google dietro Google Books. E il concetto di Google dietro Google Books è quello di rimpolpare questo corpus linguistico che ovviamente gli dovrebbe dare una potenzialità enorme per costruire intelligenze artificiali per altri servizi. Perché i libri? Perché, come si evince in questo documentario da personaggi qualificati, direttori di biblioteche come quella di Harvard, così come Futurologi, come Ray Kurzweil, la qualità del testo contenuta dai libri è la massima qualità di testi che possiamo ottenere in generale. Cioè, quando si produce un libro,
posso dire con cognizione di causa che la tradizione è fatta da caratteri mobili. Ho sudato sette camicie per far venire fuori il migliore italiano possibile dalla mia grezza traduzione all'inglese. Ma la qualità che viene fuori, per quanto io ci sia affezionato ovviamente in maniera egocentrica, ma la qualità dei libri, di produzione, lo standard di produzione dei libri linguistico è altissimo. E quindi mettere insieme tutti questi contenuti mette insieme un corpus che è di qualità altrettanto alta. E quello che viene barattato da Google è dire: noi vi digitalizziamo i libri ma ne conserviamo una copia. Quella digitalizzazione va a andare a far parte del corpus e quel corpus andrà a far parte dei servizi che Google sta cercando di sviluppare come letteralmente intelligenza artificiale. Per darvi l'idea dello spiegamento di forze, questi sono 3 secondi che Google ovviamente non conferma assolutamente, sono tratti da, dal posto, uno dei luoghi degli scanning data center dove Google scansisce i libri per integrarli in Google Books. Sono 3 secondi, c'è questo sottofondo inquietante, ma ce lo possiamo risparmiare, ma vi danno un'idea, no scusate. Ecco qui. Come si dice in italiano? Girato. Tipicamente viene definito come girato ritrovato. Scusate un attimo che devo fermare quest'altro video. È questo, non c'è molto, ma potete vedere che sono tutte macchine industriali, sono file e file di macchine industriali in cui ci sono operatori che scansiscono tutti i libri. È chiaro che per Google è già arrivato, se ricordo bene, ha già superato i 10 milioni di libri scansiti in anni, ed è chiaro che più veloci diventano queste macchine e i processi che ne stanno alla base, più veloce diventa la scansione, ma comunque richiede un impegno di parecchi anni ancora per arrivare a un corpus decente. Fatto sta che potete vedere che tipo di investimento c'è dietro. E ancora una volta va nella direzione del digitalizzare tutto quanto, a cui accennavo prima. Sì, l'hanno messo gli autori del documentario per non incorrere in problemi possibili, ma Google non ha confermato che questa è una scansione dei suoi... dei suoi centri di digitalizzazione. È un documentario indipendente, Google and the World Brain, raccomando caldamente, si riesce a trovare online. Ecco qui, c'ha 2 anni, è stato premiato al Sundance Film Festival. Per cui possiamo avere gente come Ted Striphas, che è un teorico che ha prodotto, fra l'altro, diverse riflessioni sul destino del libro, dire che adesso la cultura ha 2 possibili audience. Da un lato ci siamo noi, persone fisiche, e dall'altro ci sono le macchine. Nel senso che spingere verso la digitalizzazione di tutto quanto significa anche spingere verso l'uso da parte delle macchine di questi contenuti. Per macchine intendiamo ovviamente computer e software allegati. Ci sono anche dei progetti, questa è l'industria. Vediamo l'altra faccia della medaglia. Come sapete, come potete facilmente vedere, io ho il cuore che batte dalla parte dell'editoria indipendente e di altri ambiti. Sto seguendo personalmente 3 progetti di digitalizzazione in 3 biblioteche assolutamente oscure. Tramite delle persone che stanno facendo la tesi a Carrara. Una è questo centro di Bologna, in realtà poi responsabile sono un paio di persone, che sta digitalizzando fanzine e libri della cultura cyberpunk degli anni 90, quella da cui fondamentalmente nasce Neura. Hanno costruito un apparecchio che qui vale la pena accennarlo, anche se non ho una foto da farvi vedere. Un apparecchio che si chiama Do It Yourself Book Scanner. Se fate una ricerca su Google, tanto per fare una battuta, vi viene fuori questo doityourselfbookscanner.org, che è una comunità di 4.000 persone che hanno sviluppato uno scanner di libri che potete costruirvi da voi, ci sono tutte le istruzioni, e ci sono, credo, 200 modelli diversi.
che mi costruite con burroni, legno, metallo, due fotocamere, due macchine fotografiche digitali economiche, e che potete col software collegare al computer. Per cui la scansione di un intero libro non diventa più un massacro fatto con uno scanner piano che conosciamo tutti, ma diventa un processo molto più rapido fatto con due fotocamere che fanno le foto rispettivamente al libro. Ci sono anche dei pezzi, delle superfici di plastica rigida che servono a schiacciare le pagine. L'unica cosa che oggettivamente si deve fare è girare una pagina dopo l'altra e premere i bottoni sulle macchine fotografiche per far riscattare le foto. Un intero libro di 120 pagine lo si riesce a tirare fuori una versione grezza digitale in un quarto d'ora. Ci sono queste biblioteche, problemi di copyright, parliamone, che hanno cominciato a scansire delle cose specifiche. Allora, in queste biblioteche diciamo che grossi problemi di copyright non ce ne sono. Una è questa sulle produzioni cyberpunk italiane degli anni 90, si chiama Grafton 9. C'è l'archivio del 68 a Firenze che ha commissionato a questa studentessa un do-it-yourself book scanner che lei ha costruito e gli ha portato, gli sta insegnando ad utilizzarlo. Loro hanno la maggiore collezione italiana di riviste italiane, riviste politiche, amatoriali e non, del movimento del 68. E infine Carrara, non so se ci siete mai stati, era uno dei centri italiani dell'anarchismo. C'è questo centro di documentazione che si chiama Germinal, centro di documentazione anarchico, e anche loro hanno cominciato un processo di digitalizzazione di tutta la loro collezione. La parte interessante, al di là delle questioni di diritto d'autore, che ovviamente sono parecchio controverse, di tutte queste cose messe insieme, è che queste collezioni sono collezioni letteralmente sepolte. Cioè, a meno di non andare fisicamente al Germinal a arrampicarsi sulle Alpi Apuane per raggiungere questo centro di documentazione, tutto questo materiale prodotto negli ultimi 40 anni non si riesce facilmente a reperire. Stesso dicasi per l'archivio del 68 sepolto in uno degli argini dell'Arno, stesso dicasi per le fanzine prodotte negli anni 90 sul cyberpunk e per i libri che erano comunque a tiratura limitatissima. Non stiamo parlando di Google Books, stiamo parlando di digitalizzare cose che probabilmente Google Books o chi per loro non digitalizzerebbe mai. Ok, sì, questa la posso pure risparmiare. Volevo dirvi solo un'altra due o tre cose per concludere. Un'esperienza personale che ho fatto da Eindhoven proprio con i book scanner, che è una esperienza significativa più che altro perché è stata la cartina al tornasole di cosa questo processo può diventare. Perché accennavo prima ad iTunes e ad Amazon, alla selezione che fanno? Perché ovviamente l'ambigua utopia a cui collaborava Caronia negli anni 70, nella fine degli anni 60, negli anni 70, cioè una visionaria rivista amatoriale italiana di fantascienza e politica, non la si troverà mai, secondo me, non rientra nelle guidelines di iTunes nemmeno a volerla censurare al 90%. Non la troveremo mai in uno di questi grandi store online digitali. Come non rientrerà probabilmente mai all'interno di Google Books, perché non rientra nei 170 milioni di libri che rappresentano lo scibile mondiale. Allora, secondo me c'è una questione abbastanza epocale con cui confrontarsi, cioè cosa vogliamo che sia disponibile in formato digitale, perché il formato digitale, una delle grandi proprietà positive del formato digitale è aumentare esponenzialmente l'accesso a quei contenuti, perché lo posso trasmettere dove voglio, in secondi, lo posso scambiare con chiunque, anche questo nell'ordine di secondi, non devo andare a casa del mio amico a portargli il libro, vederci da qualche parte. Che cosa vogliamo? Significa se effettivamente vogliamo creare qualcosa che non sia sotto l'egida di Google, di Amazon, di Apple e quant'altro. E quanta cultura precedentemente prodotta vogliamo conservare? Ci sono politiche nei confronti delle biblioteche, non solo in Italia, ma dappertutto, che sono abbastanza rigide in questo momento, perché comunque le biblioteche, come gli editori tradizionali, sono ancora parecchio attaccate al loro modello tradizionale. Comprare libri, mantenerli, prestarli, arricchire le collezioni, avere dei cataloghi e
più o meno dare consigli ai lettori. E la tendenza, soprattutto degli amministratori che devono far quadrare i bilanci e quant'altro, è di tagliare i fondi delle biblioteche. E più si tagliano e meno si riescono a conservare i libri, si chiudono le biblioteche, più di una biblioteca civica comincia a chiudere perché non ci sono più i fondi. Il punto è quello che c'è in quelle biblioteche. Deve essere chiuso insieme a loro o deve essere reso disponibile? E dobbiamo chiedere a Google, ad Amazon e a Apple di rendercelo disponibile o dobbiamo cominciare a rendercelo disponibile da noi? Ad Eindhoven ho avuto la fortuna per 2 settimane di fare una residency artistica. Abbiamo costruito uno scanner do it yourself e abbiamo fatto una serata che si chiamava Books and Beers, ossia birre e libri, che detta così sembra già la serata al divertimento. In realtà aveva un obiettivo specifico, abbiamo chiesto alle persone di portare un libro. Le birre le offriva l'istituzione culturale, quantità ovviamente relativamente limitata. I libri dovevano portare loro uno, quello che per loro è il libro a cui tenevano di più, quello che aveva cambiato un periodo, la vita, fatto innamorare una persona, deciso che professione avrebbero fatto. E ciascuno ha portato un libro, dopodiché gli abbiamo fatto vedere come funzionava lo scanner, cioè come potevano portarsi a casa alcune pagine in digitale fatte in pochi minuti, ma soprattutto non tanto come digitalizzare il proprio libro, ma come chiacchierare del perché quel libro è importante per loro insieme agli altri e di come quelle pagine che si potevano portare a casa, ma potenzialmente anche tutto il libro, potevano poi scambiarlo con altri. Tutto ciò ovviamente esce fuori da qualsiasi logica commerciale, ma parliamo nell'ottica invece della conservazione delle biblioteche, non parliamo di libri, parliamo di libri che tipicamente erano quasi tutti fuori catalogo. E ci sono state storie bellissime, la più romantica era quella di una delle collaboratrici che ha portato un libro in cui c'era un personaggio per bambini, lei aveva questo libro, da bambina ci teneva moltissimo e come capita, se ne parlava anche ieri sera, arrivato in un certo momento della sua esistenza, che era un po' più grande, in uno di quei famigerati repulisti che le madri fanno, soprattutto delle parti più ingombranti, i libri entrano fra quelle, le collezioni dei ragazzi, rientrò anche per accidenti questo libro. Lei purtroppo si rassegnò dopo un po', ha fatto che questo libro fosse perso e scomparso. Negli ultimi anni la curiosità, bazzicando su internet un giorno e l'altro, e disse: ah, fammi andare a vedere se recupero una copia da una libreria antiquaria online. Ne trova una in Olanda, ad Amsterdam, va a comprare il libro, dopo averlo acquistato si rende conto che quei 4 scarabocchi e quei 2 disegnini che c'erano erano proprio quelli suoi. Cioè per caso questo libro, da essere stato buttato, è stato recuperato, rimesso in circolazione e ripreso, quindi 20 anni dopo, praticamente, il suo proprio, da questa libreria. Questo semplicemente per dire quanto possa alla fine essere importante, secondo me, la riappropriazione dei mezzi per una faccia dell'editoria. Se da un lato ci sono libri, dall'altro c'è la digitalizzazione. Io vedo che ci sono cenni abbastanza espliciti al fatto che dovrei interrompermi e finire, quindi ovviamente posso tranquillamente finire qui. Grazie a voi.